Ladri scatenati nella notte a Merone, presi di mira due bar, due colpi a distanza di poco tempo l'uno dall'altro e non si esclude che si possa trattare della stessa mano. Il primo assalto in via Appiani al bar Pit Stop. I malviventi hanno divelto la saracinesca e mandato in frantumi il vetro della porta di entrata. Poi sono fuggiti con due slot machine. Il rumore è stato comunque notevole, tanto da svegliare nel sonno altri cittadini di via Appiani che hanno potuto notare alcuni individui in fuga, almeno tre. Danni ingenti per il locale, oltre al vetro rotto, infatti c'è da segnalare anche la saracinesca che è stata letteralmente piegata. Poco dopo, banditi nuovamente in azione, questa volta al bar stazione di via Emiliano. In questo caso hanno portato via gratta e vinci e varie stecche di sigarette. È la quinta volta che i ladri fanno visita al bar stazione in poco tempo, da quanto hanno spiegato i proprietari. Pur con le inferriate sono riusciti ad entrare da una piccola finestra in alto. Per entrambi i colpi, bottino ancora da quantificare, sopralluoghi affidati ai carabinieri, le indagini vanno avanti. Per ora ancora nessuna traccia dei malviventi.